Madonna, ma che cazzo è questo? Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video con nome Sky. Innanzitutto ragazzi, guardate che belle raggio minerario che ho. Quanto è grosso ragazzi, bellissimo. L'ho appena comprato. Questo lo potete scambiare alla stazione spaziale, praticamente con vari soldi, dando indietro quello che avete. Allora, mentre caricavo il gioco, cioè, se no, vedete un attimino sulla pagina di Steam del negozio tutti gli aggiornamenti che ci sono stati finora. Cioè, ragazzi, è da sentirsi male. Cioè, una quantità di roba impressionante. Cioè, aggiornamenti continui a manetta. Cioè, vabbè. Comunque, veramente, sono tanto contento. Che cazzo saranno le cose laggiù? Madonna. Saranno cattivi? Allora, ragazzi, li conoscete? Fatemi sapere nei commenti perché io non so che cazzo sono. Penso siano pericolosi, un po' strani, un po' alieni. Allora, ragazzi, continuiamo la nostra missioncina. Se questo è il primo video che vedete, ragazzi, sono Babbo, molto piacere di conoscervi. Trovate in descrizione la mia playlist con tutto quello che ho fatto di No Man's Sky e tutto quello che farò. Allora, dobbiamo ottenere il rame, ragazzi, perché dobbiamo praticamente installare l'iperguida. Abbiamo trovato l'iperguida, abbiamo un progetto e dobbiamo installarlo. Siamo andati nella stazione spaziale e lassù abbiamo praticamente preso dei progetti e i componenti necessari elettronici per l'iperguida e ora dobbiamo trovare del rame. Oh, madonna, eccolo, ho trovato del rame qui. Perfetto. Quindi ragazzi, parto, vado all'avventura, mi getto per andare a prendere rame. Speriamo di non fare una brutta fine. Però questo pianeta mi sembra un pianeta tranquillo. A parte queste piante malefiche che vogliono sempre ciucciarti il lano, il resto, madonna come si gonfia ragazzi. Il resto mi sembra abbastanza tranquillo. Gli animali sono docili e tranquilli e non cercano mai di mangiarti. Per ora. Madonna, intanto il mio raggio minerario è veramente fenomenale. Allora, in realtà non è tanto diverso da quell'altro. È solo più carino, più moderno. E sì, forse è un po' più veloce, però. Vabbè, comunque ho fatto un buon affare, credo. No, sicuramente sono stato fregato come sempre. Vediamo quanto ci mette a ciucciare il carbonio. Vabbè, dai, è leggermente, leggermente più veloce. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a prendere il rame. Eccolo qua, ragazzi, abbiamo trovato questa bella bollicona di rame. Sembra un brufolo di rame, schifo, che esce fuori dal terreno. Vai, ciucciamolo tutto. Penso che anche il silicato mi prende. Mi ci vorranno almeno un paio di miniere per raggiungere l'obiettivo che mi chiede, insomma, l'indicatore qua della quest. Vabbè, però ragazzi, comunque vedete, è tutto guidato, quindi no, il sistema vi aiuta fino ad arrivare a un certo punto che vi dice: oh, mo ho detto tutto, mo impara a cavartela per i cazzi tuoi, perché non è che posso aiutarti così tanto. Vabbè, comunque mo cerchiamo un'altra minierina e ce l'andiamo a ciucciare. Allora, mentre cercavo un nuovo deposito di rame, mi sono imbattuto in questa capsula di salvataggio, vediamo che c'è qua dentro. Gel di supporto vitale, non male. Contenitore danneggiato, prendiamo sta monnezzina. Vediamo che c'è qua dentro. Batteria ionica per uno. Ok, qui per aprirlo mi serve il passo dell'Atlante. Vabbè. Ok, vediamo un attimino se c'è in giro. Oh, qui c'è un'altra scatoletta e c'è anche un bel deposito di rame qua giù. Quanto è lontana questa? 122, oh. Delle provviste. Allora andiamo a prenderle, va. Sono di strada. Eccoci qua. Vediamo un po' che cosa troviamo qua dentro. Contenitore danneggiato. Vediamo che c'è dentro. Il nulla cosmico, no? Un microprocessore addirittura. Oh, lo so, Dio. Ma qua non posso. Mi serve sto cazzo di pass. Ok. Dov'è il deposito di pirite? Di sodio? Oh, madonna, che è passato qua in alto? Oh, cazzo. Chissà chi so sti fregni. Tipo guardie intergalattiche. Allora, mi sono perso il deposito di rame, eccolo qua. Madonna, 320.
Questa che è? Vediamo, scansione. Licomifium, un giraffone enorme, raga. Anziano, asimmetrico, allegro. Produzione del latte selvatico. Ah, sì, perché poi noi possiamo comunque produrre praticamente o coltivare le piante, no? In alcuni pianeti, ovviamente, che hanno un bioma adatto, ok? Qua mi sembra comunque che, cioè, la vita è tranquilla. A parte qualche tempesta atomica che ti porta via pure il cognome. Però mi sembra che in generale sia abbastanza tranquilla. Vabbè, mo vediamo un attimino se rimani qua in questo pianeta, in queste zone. Voi pensate, ragazzi, che quando io ho giocato all'inizio, la prima volta che ho fatto praticamente la mia partita a questo gioco, non c'era un cazzo, niente. Cioè, manco questi schifetti piccolini, vedi, non c'era niente. Cioè, vuoto, ma manco me lo ricordo più com'era. Il vanilla, diciamo, no? Però, guarda, cioè, veramente, era completamente. Ma pure le piante, cioè, i sassi. Era tipo un sandbox completamente piatto, dove tu, sì, potevi già scavare, costruire cose. Ma mi pare che neanche la casetta, sì, la potevi fare, ma è una cosa orrenda. Tipo di grissini, una cosa. Vabbè, però ci stava, ci stava. Comunque al tempo fu una bella novità, eh. Allora, vediamo un attimo. Mi sono perso, raga. Deposito di rame. Ok, ho trovato altra roba, raga. Modulo tecnologico, vediamo un po' che ci dice. Dati recuperati, ottimo, molto ottimo. E poi questo. Che cazzo è? Un macchinario danneggiato. Vediamo un po' che ci possiamo recuperare dentro. I fluidi viscosi li vendiamo. Allora, ripara i componenti. Che è successo? Dobbiamo riparare questa macchina. Nanite dice. Ah, nanite, mica male. Questa praticamente è la moneta che c'è attualmente. Poi abbiamo anche i cosi, no? I silver come altra moneta. Però ne parleremo più avanti, perché comunque è una cosa che hanno introdotto poi in seguito. Intanto mi sono perso. Cioè, cercando praticamente il deposito di rame. Eccolo qua giù, destinazione giù. Ah, eccolo qua, va. Infatti lo cercavo. Ok, andiamo a ciucciare. Ah, ecco qua. Ora abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo di 250 di rame. Perché poi mi pare che dopo ci chiede il metallo cromatico, esatto. Allora, questo tutto rame, ma se c'è un altro po' io lo ciuccio, Silicato, rame. Ecco qua. Tutto quello che c'è noi lo andiamo a prendere. Ok, ragazzi, allora siamo abbastanza lontani dalla base. Che cosa c'è qua intorno? Vediamo un po', a parte questi giganteschi alci giganti. E di idrogeno l'abbiamo già preso. Vabbè, tutta roba che abbiamo preso fondamentalmente. Possiamo andare qua su in alto e chiamare la nostra astronave per tornare a casa, sperando che ci dia abbastanza carburante per farla venire giù. Speriamo bene, ragazzi. Allora, vediamo un po', clicchiamo qua su. Richiama veicoli. Sì, c'è spazio. Ok, vieni qua, zia. Madonna, è già arrivata, cioè, una velocità immane. Ok, non ci resta che tornare alla base e cominciare a raffinare il metallo cromatico. Allora, eccoci qua, cominciamo a produrre il metallo cromatico. Quanto ce ne serve? Vediamo un po'. 91 ce l'avevamo già, quindi 125. Vabbè, allora. Ci siamo quasi. Intanto, sai che faccio? Io prendo un po' di carbonio. Prima o poi dovrò andare laggiù. C'è un altro insediamento. E magari ci sta altra robetta figa. Allora, ragazzi, una cosa importante che voglio dirvi è che se ristallate il gioco, ho distrutto una pianta nel frattempo. È importante che giocate un attimino con le impostazioni grafiche, perché a parte levare tutto il cagoso blur esistente nel mondo, è importante perché dovete comunque trovare una giusta soluzione per avere un buon rapporto grafico, perché il sistema di base vi mette delle impostazioni che secondo me non vanno bene. Non so, non c'è un ottimo riconoscimento automatico, insomma, per la grafica. Io ho impostato adesso, ovviamente io gioco in 2K e ho messo praticamente tutto quasi al massimo.
sembra che sto tipo avanzato. E così faccio tranquillamente, come vedete, 120-110 fps. Però di base il gioco è castrato, quindi cercate un attimino di modificare queste impostazioni all'inizio, perché veramente poi il gioco risulterà veramente molto più coinvolgente, no? Allora, andiamo a vedere se ha fatto il nostro metallo cromatico. Vi devo ricordare di fare un'altra porta qua. Che palle! Allora, dai, prendiamo la torcia. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua, ce n'ha fatto 50, mettiamolo nell'astronave. Ci siamo quasi, no? Sì, perfetto. Oh, finalizza l'installazione. Oh, ragazzi, possiamo completare la nostra missione risvegli, installando praticamente l'iperguida. Meglio. Ok, mettiamo uno, mettiamo due, vai. E l'abbiamo installata. Ora dobbiamo caricarla con le celle di curvatura. Che ne abbiamo praticamente una. Non è a rischio di paradosso durante i viaggi per luce. Ok, quindi è comunque pericoloso. Allora, ricarichiamola la nostra iperguida. E poi il sistema ci dirà pure, ci ricorderà perlomeno come produrre queste celle, perché veramente non me lo ricordo. Comunque, andiamo a prendere la nostra astronave. Perfetto, e qua ci dobbiamo appunto fare la missione che ci dice esatto come creare, praticamente trovare la materia. Ok, andiamo, partiamo. Rapporto autodiagnostica, iperguida installata, dai, stato carburante esaurito. Ok, vabbè, forse troverò davvero risposta alle stelle. Ok. Senza celle di curvatura, beh, io ce l'avevo già una, quindi devo trovare comunque l'antimateria. Allora, cerca, c'è lo scanner dell'astronave. Bene, esegui una scansione planetaria dall'orbita. Ok, niente, dobbiamo partire per forza. Andiamo su nell'orbita. Perché praticamente da qua non riusciamo a vedere bene se c'è antimateria. Ok. Eccoci qua, siamo in orbita, facciamo la scansione. Eccola qua, e vediamo se troviamo antimateria. Sì, l'abbiamo trovata, strano, eh? Casualmente. Dove? Lontanissimo. Guarda che stronzo, mi fa girare come un fringuello. Era qua. Allora, raggiungi la destinazione dell'antimateria. Scusate, l'indicatore. Ah, ecco qua. Allora, traccia di antimateria. Ok, lì, che è un altro pianeta. Però non ce n'è qua? Dove sto io? Sì. Sì, ma non so dov'è. Allora, aspetta, facciamo un attimo un giretto per capire se c'è pure in questo pianeta. Vediamo un po'. No, è solo lì praticamente. Devo andare lì, in quel punto che ci indica lui. Ah, è perché sono pirla. Che quello su in alto comunque ci indica la mappetta, diciamo, ecco qua, dove quella superiore. Ok, partiamo, motore a impulso, e andiamo a prendere l'antimateria. Vabbè. Ecco qua, infatti l'indicatore su in alto. Rimango fregato perché effettivamente mi sembra che stia lo stesso indicatore. Invece non c'entra un cazzo. Vabbè, ma è pure tardi, è caldo. Ah, vabbè. Ok, ragazzi, ci vediamo sul pianeta Lotim. Ok, siamo arrivati nell'atmosfera di Lotim. Andiamo a palletta e vediamo di trovare questa antimateria. Sperando di non morire male, eh. Però mi pare di ricordare che l'antimateria non è facile da reperire. Oh, lì c'è un'astronave. Ma l'antimateria dove? Nell'acqua? E come cazzo faccio? È un problema questo. Atterraggio acquatico non installato. Certo, non ce l'ho. Vabbè, mettiamoci qua da una parte. Ok, carino questo pianeta. Oh, tutto verde. Tutto bel carbonio.
Cioè, veramente voi quando andate in un pianeta ormai non guardate più se ci sono veramente cose fi... Oh merda, che cazzo di animali sono questi? Cioè, ormai vedete tipo occhi con gli scanner, carbonio, carbonio, ferrite. Allora, registrazione di un nuovo pianeta, pianeta più piccolo. Però è carino questo pianeta. Lì c'è pure una base. Ci sarà gente amichevole? Vabbè. Allora, bersaglio, scansioniamo, ecco qua. Bersaglio allineato. Che cosa è quello? Radiofaro di navigazione del settore. Ah, quella è una cosa da importante. Però, dov'è l'antimateria? Allora, segui. Ecco, dobbiamo andare verso questa zona qua. Vedete che praticamente ci dice bersaglio allineato? Vuol dire che sta qua. Quindi, vediamo una... Oh, che succede? Ah, so io che cammino nell'acqua, vabbè. Che bello, guardate che figata. Allora, ci compare questo messaggino, vediamo un po'. Un registro, catalogo e guida. Scoperte. Lotim, eccolo qua, che carino. Aggiungi alle meraviglie. Sì, lo voglio fare, ok. Bene. Allora, 0 punti di navigazione, giustamente. Non sappiamo niente di questo posto. Che bello. Comunque è figo, ragazzi, andare in un pianeta nuovo, non conosce niente, e scansionarli. Ecco qua. Vediamo. Un'Utmopoe. Dieta erba alta. Quella bassa non la mangio. Ok. Vediamo altre pietre qua. Ma poi sono tutte pietre diverse. Cioè. Che cazzo sono quei cervelli? Uovo mormorante. Ok, è rosso, quindi penso sia una cosa pericolosa. Cerchiamo qua dentro. Che troviamo? Niente, salva e mappa. Ah, bene, bene, questo è succoso, ok. Oh, abbiamo scoperto l'enclave. Bene, e ci abbiamo il punto di rigenerazione. Molto, molto bene. Ok, allora cerchiamo insomma sto antimateria, mi pare che era qua. No, qui. Ah, ecco, ci siamo. Bersaglio a portata. Allora, traccia di antimateria localizzata. Ah, qua dentro. Strano, eh. Ok. Chiunque ci sia, stia attento perché il mio raggio minerario non perdona, eh. Oh, Madonna. Mi è esploso, mi ho sguerrato. Che cazzo succede? Allora pericolosa, mi sono accorto. Allora, come faccio? Orrore biologico. No, merda! Cazzo sono sti cosi? Che gli faccio? Schifo tipo alienosi... Alien piantosi, delle piante alien, che cazzo sono? Anzi che... Oh! E mori? Ok. Oddio! Madonna cara, oh. No, mi ha devastato! Scudo disattivato, fuggire, bellissimo è stato. Aspetta, aspetta. Ma che bucio di culo. Ero morto. Ok. Oh, c'è un altro? Allora, la vita? Allora, aspetta, lo sciame in diminuzione, ok. Ok, ci siamo. Ecco lo scudo. Ok, raga, mi sono un po' cagato. Madonna che paura, a me queste cose non me ero mai accorto. È diventato un gioco horror. Allora, qui ci sono altre uova. Oh, ne toccamo, ne toccamo. Allora, aspetta un attimo, perché? Che succede qui dentro? Ok, non c'è più niente. E vaffanculo, ma che è? Ma che è qui? Che cazzo... Questa? E non... Che gli faccio? Niente.
Passiamo di là. Madonna, cara. Ma qui è pericolosissimo. Cazzo, piante bavose. Allora, passiamo di qua, vediamo un po'. Quello schifo lì. Terminale incustodito. Io premo E. Allora, ciucciamo sta roba. Oh, valore 1900. Madonna. Ok, recupera. Se vendiamo tutto, raga, tutto. Vediamo che c'è qua dentro. Terminale attivo. Chiave, decrittazione in corso. Successo. Beh. Quindi. Un inquietante melma pulsante. Quando tocco il pannello, la sostanza aliena reagisce. Meglio non avvicinarsi. Il dispositivo si apre, rivelando un occhio. Stampa un progetto per l'antimateria, accompagnato da un solo messaggio. Ok, prendo il progetto, leggo il rapporto e me ne vado. Al momento propizio ci troverai. 16, 16, 16. Qui secondo me è come quel fregno che faceva. 18, 18, 18. Secondo me quello è il trucco. Ah, attenzione. Antimateria contiene materia negativa e antiparticelle baryogeniche. Ok. Allora, è molto preziosa. Ci serve metallo cromatico e carbonio condensato. Va bene. Ok, io direi che da qua ce ne possiamo andare. Cerchiamo che c'è qua dentro. Proiettili, mica poco succosi. Vai, vai, ciuccia tutto. Bastarda pianta, verrò qui un giorno e ti ucciderò. Tanto qua possiamo ciucciare altra roba a distanza, eh? Ok. Che altro c'è? Niente. Che ci ha preso? La bava. Ok, una moglie, va. Ma raga, sto mondo è pericolosissimo. Non pensavo. Scappiamo immediatamente da questo posto. Andiamo a casa. Allora. Via, 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 via. Allora, iperguida rifornita. Intanto ce l'ha rifornita. Noi adesso ce ne andiamo. Vai, vieni qua, pilastro raggiante. Ok. Noi ce ne andiamo subito, subito e proviamo la nostra iperguida. La ricetta per farla ce l'abbiamo. Intanto vediamo come funziona. Via, andiamosene via. Andate a fangulo. Brutte bestie. Pericolosissime. Porca miseria, via via, andiamosene, andiamosene. Ok, ora testiamo finalmente l'iperguida. Oh, la mappa galattica offre tantissime informazioni. Esamina i sistemi nelle vicinanze e le rotte disponibili. Allora, quando sei nello spazio, accedi alla mappa galattica. Segui percorsi specifici. Ok, esatto, perché mi ricordo. La curvatura necessita di carburante per curvatura. Vabbè, giù, certo. Ok, e poi servono anche dei potenziamenti. Allora, accedi alla mappa. Eccola qua. Sì. Allora, ragazzi, da quando questo gioco è uscito, lo scopo principale di questo gioco era quello di arrivare al centro della galassia. E c'era questa famigerata cosa che arrivata al centro della galassia, il gioco è finito. Invece non è vero. Allora, visuale libera, ecco qua. Vediamo come cazzo. Destinazione, vedete, centro della galassia. Quindi io devo arrivare là, praticamente. Allora, noi siamo nel sistema Ryugad Kane. Ok. Manifattura, vendita. Qui ci dice anche, capito, quello che ci fa fare il rapporto commerciale che possiamo creare. E per andare al centro della galassia dobbiamo ovviamente fare degli step, che sono questi. Vedete questa striscia qua? Ok. In questo modo. Ecco qua. Per esempio, se noi facciamo una. Volessimo andare qua. Vediamo se ci va a fare la curvatura. Bloccata da un segnale anomalo. Allora, vediamo un attimo. Mi ricordo un Kaiser. Ok, qui posso fare la curvatura. Espandi. Questa ovviamente è un'altra galassia. Io vengo da qua. E qua che c'è qua sotto? Ah. È pieno, ragazzi. È pieno di pianeti, di cose. Mamma mia, infinito, infinito.
come dice un utente nella chat dei commenti, ci sono circa 250 galassie. Mamma, i pianeti infiniti. Cioè, ogni pallino, raga, è un pianeta raggiungibile, infinito. Questo è il nostro percorso, praticamente, per raggiungere il centro della galassia. Ci arriveremo mai. Allora, comunque, andiamo subito a fare questa piccola curvatura e vediamo. Troppo lontano. Oh, qui, questo qua, devo andare qua. Bene, curvatura, vai. Guardate che figata, ragazzi. Bla, partiti. Usiamo il nostro motore a curvatura. Nuova tecnologia 2024. E eccoci qua. Arriviamo nella nostra nuova galassia. Bla. Madonna. Ok. Galassia di Euclide, benissimo. Nuova scoperta. 5 pianeti, una luna. Bene, che cosa carina, vedete? Allora, che ci dice qua? Rapporto sistemi, errore. Avaria, ok, si è rotto tutto. Bene. Ricerca in corso, trovata. Destinazione tra 16 e 16 ancora. Sempre lui, raga. Accettare nuova guida? E per forza. Che faccio? Calcolo percorso. Ok, vediamo un po'. Oh, fonte di carburante. Quindi praticamente ci serve di raggiungere quel posto laggiù. Ok, motore a impulso e vai. Perché ci serve altro carburante. Quindi per ora è tutto guidato, no? Come avevo detto, all'inizio è tutto guidato, tutto, e poi dopo vi diceva, tieni, attacca dal cavio. Fai tutto da solo e io non ti aiuto più. È così. È la dura legge di questo gioco, ragazzi. Ok, siamo arrivati. Questo è un bel pianeta molto verde. Vedo molto verde qua. E dobbiamo trovare la nuova pianeta Isma Sigma, la nuova fonte di carburante. Oh, guardate che spettacolo! Tutto bioma strano. Sicuramente pericolosissimo. E queste piante non è che mi danno tanta sicurezza, eh? Mamma mia, tutto un po' bruttino. No? Che cazzo succede poi? Allora, vediamo un po' di fare una scansione, vediamo che roba è. Ok, Zoburtmite. A me mi sanno un gran brutte, raga. Allora, vediamo che roba è. Andibite. Mi sembra tutta roba strana, molto brutta, molto pericolosa. Sono delle bestie strane qua. Cazzo è quel coso? Oh. Non è che è pericoloso, eh. Sera. Eccola là. Distrai con un'esca. Sì, distrai. Cazzo, non ce l'ho l'esca. Ah no, l'ho ammazzato. Ok. Cioè, mi pare che ce l'avevo un'esca. Madonna, a me raga mettono un'ansia queste cose. Mi sembrano molto amichevoli queste piante. Però sono molto morbide. Quindi forse è solo un'impressione. Vabbè. Allora, che ci abbiamo qua? Ah, qui c'è una pietra della conoscenza. Andiamo un attimino a ciucciarla. E poi allora. Oh, attenzione. Che cazzo di animale è questo? Boh, aia, porca troia, che è successo? Ah, le piante schifose. No, 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 no. Cioè, qui ti muori, muori male. Oddio, aiuto. No, il cinghiale. Mori, mori. Raga, scusate se sto uccidendo la fauna di questi posti, ma mi sembra un po' preso sotto mira, non so perché. Madonna, vedo solo pallini rossi in giro. A me queste piante non mi piacciono. Arrivano altri cattivoni qui. Ma che cazzo vuoi? Ti squaglio la capoccia, eh. Allora, madonna, quello. Quanto sono grosse queste piante?
Questa la voglio ciucciare, giusto perché è brutta e orrenda. Allora. Madonna, quello è grosso. Lo devo andare. Ma che è qui? Allora, devo trovare. Devo trovare il bersaglio, ecco, allineato, vai. Svolazziamo sopra. Madonna, è grosso, è così tipo un formicone gigante. Oh, qui c'è roba. Contenitore danneggiato, vai. C'è una tuta piena di roba. Nuovo oggetto, effigie weekend. Oh, un oggetto di un'altra lingua, altre persone, diciamo, no? Allora, obiettivo, madonna, che piantine queste, ciuccose. Ok, intanto ho sbloccato 1000 cose fiche. Vediamo un po' qua che dice. Oh, merda, grosso questo. Ma perché mi attaccano? No, non c'ho più il raggio minerario. Aspetta, aspetta. Ok. Vai, uccidi. Ok. No, raga, non, io non vorrei veramente uccidere queste povere bestie. Ma ci sono degli animali enormi. Ma che siete matti? Apprezza la caccia. Pregna. Però è verde quello. Ah, il bersaglio è qua davanti, strano, eh? Ma siamo sicuri che... Ma quello? Sembra uno stercoraro. Cos'è sta roba? Ah, una pianta di seggio. Ma questi? Che cazzo... Uccellaccio. Ok, però è verde. Cioè, praticamente mi hanno attaccato solo quelle cose schifose. Quelle specie di cinghiali cattivi. Quello è cattivo. Ok, bersaglio a portata. Segnale, ecco qua. Ah, beh, fregna, mi proprio ceccava la testa. Ma perché mi vuoi attaccare, brutto smerdoso qui? Mori. Oh. Madonna, ma che cazzo è questo? Buonasera. Oh! Ma che succede? Ah, qui c'è tipo una battaglia tra insettoni. Porca troia. Questo pianeta è pericolosissimo. Ma visto che cazzo di animale? Via, 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 via. Allora, vediamo che riusciamo a prendere sta cosa qua. Merda, mi sa che poi non posso neanche chiamare la nave, perché non c'ho più. Intanto prendiamo un po' di parole. Queste sono pietre da conoscenza. Non c'ho più carburante sulla nave, quindi mi tocca fare una fuga atomica. A pezzettini imparo le parole, raga. Devo entrare qua dentro. Il cuore dell'anomalia. Nei miei viaggi non ho mai visto niente di simile a questa struttura. Tutto è ovviamente alieno e fuori posto, eh sì. Mentre l'osservo, delle parole si formano nella mia mente. Uno strano frammento di discorso. Viaggiatore, amico? Viaggiatore? Certo, viaggiatore, amico. Non ho certezza che queste domande siano rivolte a me, e rispondervi mi fa provare una strana sensazione. Eppure qualcosa si è chiaramente accorto della mia risposta. Sento che qualcosa si è risvegliato, fresca. Formula. È primo? È ultimo? E che cazzo ne so, è primo? Oddio, è cascato un piccione. Non so come mi stia parlando. Il monolito è antico e non riesco a scacciare la sensazione che abbia già posto molte volte questo. Chiede ancora. Ha visto l'occhio scarlatto? L'occhio scarlatto l'ha visto? Sì, l'ho visto, l'ho visto. Anomalia. Superiore ai parametri di sicurezza, breccia rilevata, allarme, merda. I confini cadono, le pareti crollano, il tuo universo ti aspetta. Trovaci, viaggiatore. Ok, inventario pieno, no, sei un triste.
Allora, buttiamo un po' di monnezza. Dai, buttare via. Ok, vediamo un po' che mi dà antimateria. Allora, mi sono perso, cioè, raga, incredibile. Ok, che ci ha dato? La cella di curvatura, ok. Vabbè, molto cazzo la nave, ma è lontanissima. Oddio, perché si è fatto tutto più buio? Madonna, che bestie. Via, 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 via. Raga, scappiamo, gambe levate. Mamma mia, che... Io non mi ci avvicinerei tanto a quel coso. Intanto analizziamo. È un pianeta questo qui veramente pericolosissimo, mortale, raga. Me lo segno veramente in una lista dei pianeti orrendi da non incontrare mai più. È tutto rosso, tutto un pallino rosso, cioè. Ma poi quella bestia enorme, mamma mia. Ah, raga, sono fuggito di corsa nell'astronave. Cioè, sta bestia che mi correva dietro. Penso che sia amichevole, però io non sarei molto sicuro. Via, via, andiamocene via. Vangulo. Brutto pianeta zozzo, raga. Mamma mia. Via, non ci tornerò mai più. Porca miseria. Vabbè, torniamo, ragazzi, nello spazio. Abbiamo preso la nostra cella energetica e quindi potremo andare nel nuovo sistema e continuare la nostra bella missione. Mamma mia. Ah, abbiamo anche una stazione spaziale qua. Io ci andrei un attimino perché almeno vedo di riposarmi un secondo prima di continuare la nostra missioncina. Quindi, per ora ragazzi, vi saluto, ringrazio per aver visto i miei video. Cavalchiamo l'onda, insomma, di YouTube che sta veramente portando su i miei video, ve li sta facendo vedere, spero che li apprezziate e che cambio vi lasciate un like e se volete una bella iscrizione al mio canale per non perdervi tutti i miei video. Vi ringrazio di tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!